Ciao a tutti da Mamma con Stoffa, Elisa Masi. Anche per questo video vi salto tutta la intro e andiamo direttamente al tutorial per la realizzazione della cuffietta bonnet. Vi elenco i pezzi. Abbiamo 5 spicchi esterni già adesivati con fliselina. Un altro spicchio esterno con apertura, anche questo già adesivato con fliselina. Stesse quantità in tessuto leggero per la fodera, questi non adesivati. Due fascioni circonferenza testa tagliati in sbieco e due rettangoli per i laccetti regolatori. Prendiamo 3 degli spicchi e appoggiamo uno sopra l'altro con dritto contro dritto. Blocchiamo il primo con degli spilli o clips e andiamo a fare la stessa procedura per l'altro. A questo punto andiamo ad unire con una cucitura lineare ad 1 cm. Tiratevi indietro la punta dello spicchio di sinistra in modo da andare bene a cucire sul vertice. Cucite perfettamente ad 1 cm. La stessa operazione la andiamo a fare con gli altri 3 spicchi. Dopo aver cucito, stirate le cuciture aperte. A questo punto le blocchiamo con delle impunture. Dal dritto, facendo riferimento alla linea del taglio, fate una impuntura a destra e una a sinistra, a pochi millimetri dal taglio stesso. Appoggiate i due pezzi dritto contro dritto e fermateli con degli spilli o clips.
Uniamo sulla parte tonda ad un centimetro con una cucitura. Fate molta attenzione agli incroci centrali, se necessario, imbastite. Dopo aver cucito, portate sul dritto e stirate le cuciture aperte. E come abbiamo fatto prima, blocchiamo i margini con una impuntura. A questo punto prendiamo i pezzi in fodera e andiamo a fare la medesima operazione che abbiamo fatto per i pezzi esterni, senza le impunture. Cuciamo lungo la curvatura, ma lasciamo un foro per il passaggio che ci servirà una volta unita fodera ed esterno. Il foro potete lasciarlo sui 5 cm, va più che bene. Prendiamo i due fascioni e appoggiamoli dritto contro dritto. Blocchiamoli insieme con degli spilli e andiamo ad unire con una cucitura ad un centimetro lungo la parte più curva. Dopo aver cucito, portiamo sul dritto e stiriamo meticolosamente. Thank you.
Ora andremo a creare le arricciature. Con il punto dritto più lungo in dotazione andiamo a cucire due cuciture parallele partendo con una saldina iniziale e terminando con i fili lasciati lunghi. La prima ha pochissimi millimetri dal margine, mentre la seconda poco più sopra della prima. Per arricciare ti basterà tirare le code superiori di entrambe le cuciture. Per l'arricciatura regolatevi con la circonferenza della cupola. Dopo aver arricciato realizziamo la finitura dei bordi corti. Tagliate qualche punto, abbastanza da permettervi di girare verso l'interno un centimetro. Questo sia a destra che a sinistra e stirate bene. Fate riferimento alle tacche centro fascione e cupola che dovreste aver riportato dal cartamodello. Appoggiate dritto contro dritto e bloccate sulla circonferenza fino ad arrivare più o meno alle cuciture dell'ultimo spicchio. Andiamo poi a cucire lungo il perimetro ad un centimetro. Prendiamo la fodera, la rovesciamo ed inseriamo l'esterno dritto contro dritto. La visiera deve rimanere al suo interno. Blocchiamo a partire dalla lunetta dietro e proseguiamo per tutta la circonferenza. Thank you.
cuciamo ad un centimetro. Rifilate i margini di cucitura e sulla parte più curva realizzate dei taglietti. Stirate tutto molto bene, soffermiamoci sulla mezzaluna dietro. Andiamo a realizzare un'impuntura sulla mezzaluna molto vicina al margine. A questo punto realizziamo i laccetti. Piega e stira verso il rovescio un centimetro di cucitura, poi piega nuovamente a metà e stira. Blocca con una impuntura. Infila i lacci all'interno della visiera e blocca con una cucitura. Termina con un nodino ed ecco che la tua cuffietta è finita. Per regolarla ti basterà fare un fiocchetto dietro la nuca. Semplice e un po' retro. Così deliziosa, fa molto casa nella prateria, vi ricordate? Spero che il video ti sia piaciuto. Se sì, metti un bel pollice in su. Ricordati di iscriverti al canale ed attivare la campanella per ricevere le notifiche. Mi trovi anche su Facebook ed Instagram a Mamma con Stoffa. Noi ci vediamo al prossimo video. Spero presto. Ciao!